Abbiamo appena finito di impostare il primo piano di volo, ora lo carichiamo sul drone, gli diamo la pianificazione e siamo pronti al decollo. La nostra attività nasce dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi dell'Università di Siena. Nasciamo nel 2009 come spin-off, ci chiamiamo ATS, Archeotech and Survey. Siamo rivolti a 360 gradi a tutto ciò che sono gli aspetti nell'ambito dei beni culturali e paesistici. Offriamo servizi, principalmente servizi tecnologici, innovativi. In questo caso abbiamo utilizzato dei droni, stiamo sviluppando l'uso dei droni per i beni culturali, facendo sia quello che è la valorizzazione, quindi da riprese video che possono valorizzare il patrimonio culturale, a cose più tecnologiche e innovative, come per esempio la fotogrammetria. Quindi rilievi misurabili che possono essere messi al servizio del bene culturale per vedere per esempio lo stato di salute del bene stesso, oppure nel caso di effettuare rilievi speditivi, nel caso di grandi aree, per esempio in particolare attenzione sulle grandi opere infrastrutturali per diminuire i tempi di scavo e quindi offrire un servizio anche più vantaggioso dal punto di vista economico. Poi ci rivolgiamo all'archeologia preventiva, sempre con tecnologie più innovative, oltre a quelle che sono le principali servizi tradizionali di scavo e ricognizioni con magnetometri e tutto quello che sono delle indagini diagnostiche applicate all'archeologia beni culturali. Quindi immaginate di fare una scansione del territorio per vedere cosa c'è nel sottosuolo per produrre delle mappe precise e dettagliate, puntuali di ciò che è l'evidenza archeologica sottoterra. Qui a Roselle abbiamo fatto delle riprese video per valorizzazione. Il nostro drone è un drone di ultima generazione, altamente evoluto e tecnologicamente evoluto. È un drone che permette di impostare a priori un piano di volo, quindi dopo aver fatto un sopralluogo dell'area abbiamo fatto, in base alle richieste chiaramente della committenza, delle pianificazioni dei voli, al fine di valorizzare questo splendido sito archeologico toscano, in modo da mettere in evidenza tutto quello che è stato scavato, quindi dalle abitazioni con per esempio i mosaici. La vista dall'alto certamente dà una prospettiva diversa da quello che sono le riprese a terra e con una particolare attenzione anche a quello che sono le murature che sono state da poco restaurate in parte, e in parte invece sono ancora nascoste, ma proprio la visione dall'alto permetterà di averne traccia e avere una visione diversa di quello che è il sito archeologico. Ad oggi siamo in un punto dove l'archeologia è ancora molto tradizionale, ma su tutto il resto dei settori è sicuramente l'innovazione e la tecnologia che dà una spinta in più, quindi anche dal punto di vista dei beni culturali, l'innovazione e la tecnologia applicate all'archeologia e ai beni culturali, sicuramente faranno la differenza nel prossimo futuro. In che senso? Per esempio nel risparmiare tempo e soldi per una committenza e valutare in modo più preciso e puntuale quello che cerchiamo, quello che è ancora nascosto nel sottosuolo. Inoltre questi nuovi mezzi di tipo droni possono fornire sicuramente una vista diversa e quindi avere la possibilità di dare un apporto in più dal punto di vista divulgativo e di valorizzazione del sito stesso.